azzurra, non troppa. Ecco, la sfumo esattamente come se fosse una matita labbra, non creo però un contrasto eccessivo sui tocchi. Poi, come sempre, chi toccherà le labbra, mi toccherà bene, io accenno, eh. Ecco, diciamo che il gloss azzurro è trasparente, per cui non dà questo colore eccessivo, però con uno smokey eyes, per esempio, immaginatevelo tutto nero, l'occhio sfumato, invece di usare i soliti colori beige, che sono bellissimi per carità, per la sera, per un trucco particolare, un pochettino di questo colore che diventa molto strano, molto inconsueto. Che numero è la matita? La matita 9, per cui dà questo riflesso un pochettino più azzurrato. Però attenzione, bisogna metterla bene la matita, io l'ho messa male, l'ho appena accennata, per cui applicata non tanto sui contorni decisi, ma sfumata molto bene. Magari se mettiamo prima un po' di burro di cacao per ammorbidire le labbra, così scivola meglio la matita che per gli occhi, e poi sopra mettiamo il gloss. Pensate, con uno smokey eyes tutto nero, chiaramente con tutto nero questo diventa un po' violaceo appena appena e un po' inconsueto al posto del solito beige, solito, bellissimo, per cambiare un pochettino. Ok? Mi viene molto bravo. Questo me lo tengo. No, lo togliamo. È noiosissima questa modella. Qualche altra cosa che vi viene?